il 26 settembre 1927 nasce ad Aiello del Friuli Enzo Berzot, il più amato e popolare allenatore che la nazionale italiana abbia mai avuto insieme a Vittorio Pozzo. Il Vecio, soprannome che lo accompagna durante tutta la sua carriera, affianca Fulvio Bernardini alla guida della nazionale dopo l'infausto mondiale di Germania del 1974 e dal 1977 ne diventa unico commissario tecnico. I primi frutti della ricostruzione azzurra si intravedono nel mondiale del 1978 in Argentina. L'Italia esprime il miglior calcio della manifestazione e chiude al quarto posto. Il percorso è identico anche all'Europeo del 1980 in Italia, nel quale gli azzurri si spingono fino alla finale per il terzo posto, persa ai calci di rigore contro la Cecoslovacchia. La consacrazione arriva 2 anni dopo ai Mondiali in Spagna, dove avviene il vero e proprio capolavoro di Enzo Berzot. Una dopo l'altra vengono eliminate Argentina, Brasile e Polonia fino all'indimenticabile finale di Madrid contro la Germania Ovest. L'Italia alza al cielo la Coppa del Mondo dopo 44 anni, grazie anche e soprattutto alla sapiente maestria di un grande uomo e di un grande allenatore, il più longevo di sempre alla guida della nazionale con 104 presenze.